azioni che ci hanno portato ad attribuire il secondo dei premi, ma sono tutti pari merito, non è che primo, secondo, terzo, un premio Occhi Aperti al dottor Claudio Campagnolo dei Lions Club. Prego. Due parole. Io parlo in rappresentanza del Comitato Cani Guida, che vuole essere appunto un modo per avvicinare le persone col cane guida all'associazionismo, perché è una situazione particolare, specifica quella col cane guida, e insomma abbiamo imparato a conoscere meglio Claudio appunto in questi anni, in modo particolare in quest'ultimo periodo con l'organizzazione della Giornata Nazionale del Cane Guida. Io sono molto legata personalmente ai Lions, che mi hanno dato modo di realizzare due sogni: il primo, il cane guida appunto, e il cammino di Santiago di Compostela. Quindi questi, ovviamente, i Lions in sé di per sé sono una realtà che è molto vicina alle persone con disabilità visiva, no? Si chiamano i Cavalieri della Luce, appunto. Claudio si è distinto in maniera particolare quest'anno, ma penso anche in futuro, penso sia proprio un inizio questo, perché con una bontà spontanea, con un modo di fare assolutamente gentile, cordiale, e che mai nell'organizzazione di un evento così grande, che assicuro ha richiesto molte energie, ha detto un no. Si è sempre speso moltissimo e non mi ha fatto sentire assolutamente sola nell'organizzazione appunto di un evento così grande a livello nazionale, e l'abbiamo sentito presente prima e durante la giornata. Quindi voglio ringraziare Claudio, lo chiamo qua. Dottor Campagnolo vuole... perché quello che noi facciamo con i Lions è un'attività, diciamo, che incontra diverse difficoltà. Il fatto di essere Cavalieri della Luce ci rende particolarmente orgogliosi di essere Lions, e particolarmente orgogliosi di riuscire a condurre e finanziare un'attività come quella dell'addestramento, dell'allenamento dei cani guida nel nostro sito di Limiate, con il quale riusciamo, dico purtroppo finora, a consegnare soltanto una cinquantina di cani guida all'anno. Quindi credo che con uno sforzo molto grande, raccogliendo quelli che sono i contributi attraverso delle lotterie, attraverso diverse forme di finanziamento, riusciamo comunque a soddisfare questo, che è una richiesta, direi, più che opportuna, perché riuscire, come bene vi saprà dire Diana, come senz'altro vi ha saputo dire, riuscire a ridare fiducia e libertà di movimento attraverso un cane è senz'altro una missione importante per i Lions. Quindi ringrazio voi soprattutto per avermi conosciuto, con molta modestia, ritengo di non meritarlo, comunque di aver conosciuto in me una figura che si prodiga per riuscire in questo intento. Quindi in futuro sono coordinatore del distretto per i temi della vista, quindi in futuro spero di poter fare di più di quello che sono riusciti a fare finora, ma fin da adesso vi ringrazio infinitamente per la vostra cortesia e la vostra volontà. Grazie. Grazie dottor Campagnolo, ho potuto apprezzare anch'io la grande disponibilità durante la giornata nazionale del cane guida che abbiamo organizzato il 6 ottobre scorso. Allora, il terzo